avanti ragazzi, spariamoci un'altra partitozza Modern Combat 5. Questa volta continuiamo con il cacciatore di taglie e con la polvere di diamanti. Chiaramente ragazzi, stiamo andando a provare la Bear Power. Allora, in realtà ragazzi, ho già fatto una partitozza, l'ho fatta sulle strade e devo dire che è veramente tosta quest'arma ragazzi. Spara delle raffiche di corrente che non abbiamo non c'è bisogno per forza di ricaricare l'arma perché si ricarica da sola, però si surriscalda anche, un po' come succede con alcune armi della Morphosi per capirci, però dura veramente abbastanza come carica, a dir la verità. L'ho provata sulle strade, quindi spazi ben ristretti, e devo dire che ammazza veramente facilmente. Come decorazione, allora, andrò a utilizzare questa sua originale, non andrò a cambiare niente per il momento, e adesso andiamo a farci una bella partitozza multigiocatore VIP per guadagnare più gettoni possibile. Perché ragazzi? Perché siamo arrivati a 1287 e 1287, manca veramente poco ragazzi per riuscire ad arrivare a 1300, che coprocederemo con lo spacchettamento di 10 pacchetti tutti insieme. Devo decidere ancora cose sinceramente. Ok, allora, multigiocatore, bando alle ciance. Qui mi piacerebbe sparare il video così mi guadagno altri 5 gettoni, così vabbè, fa lo stesso. Mettiamo, selezioniamo premi possibili, crediti in gettoni, vediamo. Allora, cominciamo con la partita, vediamo che mappa innanzitutto ci capita, perché io l'ho provata su una strada, sulle strade, che è una mappa molto ristretta. Qui adesso siamo su scattare, qui abbiamo spazi molto più aperti e distanze molto più elevate, quindi bisogna vedere cosa riesce a combinare quest'arma a distanze più elevate. Comunque andiamo a provare questo liquidator ragazzi. Supporto, andiamo a mettere il bombardiere perché voglio sbombardare a manetta, vediamo cosa riusciamo a combinare. Ok, si parte subito ragazzi, guardate le fiamme che già fa, porca miseria che figata. Ok, allora controlliamo di fronte a noi e di fianco ragazzi, eccolo 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 il primo nemico, lo ammazziamo subito, gli spacchiamo anche la torretta, ma di fronte arrivano altre due, che dico, tre, uno con la pistola da spalla, addirittura il genniere pronto lì a romperci le scatole con la sua pistoletta ragazzi. Allora, cerchiamo di fargli ammucchiare più possibile lì, perché ecco che sta arrivando uno, sono io il VIP in questo momento, cominciamo a sparare, lo ammazziamo, la granata ci fa ammazzare lo stesso, ho provato ad allontanarmi, ma non è bastato comunque purtroppo. Comunque, torniamo nuovamente in battaglia, eccolo che abbiamo uno qui di fronte a noi, ma no, non c'è nessuno. Attenzione, c'è qui di fianco, ragazzi, si era imboscato dietro la cassa, non l'avevo visto, porca miseria, bastardo, furbacchione. Allora, ok, va bene, nessun problema. Comunque la partita sta per terminare, siamo... sbombardiamo qua, ragazzi, visto che abbiamo questo bombardiere. Attacco attivato, vediamo se riusciamo a ammazzare qualcuno all'improvviso, così. Oh, uccisione esplosiva. In questo caso, eccoti di fronte a me. Ti secco subito con il mio raggetto laser. Ok, bene, partita terminata, 4 uccisioni e 3 morti, non ci siamo impegnati tantissimo, però a dire la verità ragazzi, ho fatto veramente pochissima fatica ad ammazzare quei pochi nemici che ho ammazzato. 10 crediti ragazzi, e siamo a 97, 1297 se non sbaglio, quindi ci mancano altri 3 gettoni per spacchettare ragazzi. Adesso ci facciamo un altro paio di partite VIP, giusto per guadagnare comunque qualcuno in più, anche perché non è detto che il prossimo vinciamo per forza gettoni. Speriamo, insomma, di vincere gettoni nuovamente. Portiamo di nuovo un'altra partita su scattare, sempre modalità VIP, e vediamo cosa riusciamo a combinare questa volta, ragazzi. Vediamo. Ok, si parte. Partiamo, ragazzi. Vai, 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 che dobbiamo guadagnare gettoni, non vedo l'ora di spacchettare, ragazzi. Non ce la faccio più. È tosta, ragazzi, aspettare e arrivare a 10 pacchetti, arrivare a 1300 crediti senza averla... Io c'ho una voglia tutti i giorni di spacchettare, porca miseria, che... perché mi mancano un bel po' di pezzi ancora. E... arrivare ad accumularne 10 è veramente dura, Allora, ecco qua il primo nemico di fronte a noi, vediamo se lo ammazziamo, attacco aereo disponibile, uccisione, non so chi mi ha attaccato, ah, una QRHE, ok, va bene, pensavo fosse stato una sorta di bombardiere o qualcosa del genere. Granata, facciamo una granata, ecco, l'hanno già ammazzato, non serviva a niente questa granata, è andata così allo spreco, e vediamola in fondo, che è lì in fondo il VIP, vediamo se riusciamo ad ammazzarlo, assistenza, 48,
non abbiamo seccato del tutto. Cacchio, non ho neanche provato a vedere se si può mirare. No, non si può mirare praticamente. Siamo così. Ok, perfetto. Va bene, da un lato dovrebbe risultarmi anche più facile, visto che sono uno che mira poco. Eccoti qua. È il beep. Lo troviamo qui dietro, da dietro. Ci sparano con la torretta fucile, porca miseria. MK7, tra l'altro, quella toglie parecchio, ragazzi. 17-8 comunque, non scoraggiamoci, perché tanto al momento stiamo dominando ancora noi. Allora, lanciamo una granata qui dentro a sorpresa. Vediamo se rischiamo di farci ammazzare. La granata non ha fatto niente, a parte imbiancare di nero l'interno della casa. Ok, bombardiera disponibile, lo lanciamo subito. Eccoti qua, vieni qua, dove scappi? Che ti voglio tutto bagnare con il mio liquidator. Attenzione ragazzi, ecco che stanno correndo al riparo sicuro. Ecco, in questo caso ho consumato totalmente la potenza. La torretta te la spacco subito, così la smetti di piazzare questi giochini per terra. Ok, attenzione, attenzione. Abbiamo fatto un po' di uccisioni comunque, ecco, nel bombardiere. Volendo potremmo usare anche questo. Vediamo dove sono. Sono tutti qui dentro. Se uscissero fuori potrei anche approfittarne. Ecco. No, partita terminata. Ok, ci siamo aggiudicati un terzo posto. 1398 punti. Abbiamo vinto 4 uccisioni, 4 morti. Più 9 il punteggio grado. E vediamo se anche questa volta ci aggiudichiamo un cazzo. Ok, non ci aggiudichiamo... cioè giudichiamo doppio premio kit maestria, ma purtroppo non abbiamo beccato bene. Vediamo se hanno voglia di fare una partita nel cantiere. Oh, cattura bandiera, no, ho sbagliato, è stato un click sbagliato, porca miseria. Non possiamo neanche cambiare, vabbè, tanto ormai la maggioranza vuole fare il VIP e tutti quanti vogliono tornare in scattare. Ci andiamo a sparare un'ultima partita in scattare e poi andiamo a controllare come siamo messi con i gettoni, ragazzi. Ma mi sa che non siamo ancora arrivati al punteggio. Se questa partita riusciamo a concludere con 10 gettoni, allora riusciamo. Se no, purtroppo, dovremo aspettare la prossima. Ok, si parte, ragazzi. Torniamo nuovamente in battaglia. Andiamo più agguerriti questa volta. Ok. Andiamo subito allo scoperto. Ok, c'è il conto alla rovescia, va bene. Si sta preparando la partita. Ok. Si parte, ragazzi. Andiamo subito allo scoperto. Siamo noi il VIP in questo momento. Fa lo stesso, usciamo fuori allo scoperto lo stesso. Anche se volendo potrei camperare un attimino qui nell'attesa che arrivi qualcuno. Ecco che ci lanciano la prima granata. Attenzione. Eccolo dietro di me, ragazzi. Eccolo qua, ecco qui. No! Con la PR39 mi ha fregato, porca miseria. Comunque siamo 5-5 a 6 minuti e mezzo al termine della partita. Tanto il tempo ormai non conta, perché le partite VIP durano talmente poco che quasi sempre si riesce ad arrivare. Attenzione. Oh, che palle però. Ok, 2 morti a cacchio così, senza prenderci qualche punto. Un cacchio purtroppo. Va bene, eccoti qua. Sei tu quello delle granate. Sei tu quello delle granate, perché sei una classe assalto. Ne avrai sicuramente 3 a disposizione. È lui quello che le lancia tutte quante insieme. Ok, eccolo il VIP, eccolo, eccolo ragazzi. Non so perché mi sta... No, vieni qua. Attenzione ragazzi, assistenza. Assistenza. Ecco, alla fine io faccio sempre delle assistenze, ragazzi. Facendo sempre delle assistenze, alla fine becco mai un cacchio. Non so perché sta rallentando il telefono. Sta veramente rallentando. Lo sento più scattoso. Notate la grafica un po' più rallentata? Probabilmente si sta surriscaldando la questione. Ho cambiato custodia al cellulare, ragazzi. Ce n'ho una molto coprente. Probabilmente potrebbe essere anche quello. Quindi a volte VIP eliminato. Lanciamo il bombardiere, anche se ormai è finita la partita e ci rischiamo di averlo sprecato così a cacchio, porca miseria. Speriamo che bombardi al volo. Ok, partita terminata. Ci aggiudichiamo nuovamente un terzo posto. Dai, dammi un po' di gettoni, porca miseria. Mi servono i gettoni. Vai. Ok, ragazzi. Partita terminata. Andiamo a controllare. Bene. Bene, mica tanto, perché speravo di vincere degli altri gettoni. Porca miseria, quando siamo al limite che ci servono, porca miseria, rischiamo sempre così. Ok, va bene, fa lo stesso. Andiamo a controllare, al massimo mi sparerò un paio di video
per andarli a accumulare del tutto. Siamo arrivati a 1297, porca miseria. Ci basterà guardare una pubblicità. Ok ragazzi, grazie a tutti per il vostro ascolto. Comunque bear power, bella arma. Adesso ho giocato male in queste due partitozze, due tre partitozze che sia, però se ci impegniamo veramente si fanno delle belle uccisioni. Lo so ragazzi, è un'arma un po' del cazzo, nel senso che a molti non piacerà sicuramente queste armi futuristiche in mezzo a armi normali, insomma armi del giorno d'oggi. Quindi un po' questo miscuglio a molti dà fastidio, però ormai questo è il gioco, e quindi dobbiamo provarle tutte, insomma. E niente ragazzi, grazie a tutti per il vostro ascolto, ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti.